Ciao. Mangia, buon appetito, buon appetito. Grazie Filomena. Un saluto a tutti. Ci fa piacere. A tutti quelli che sono dietro le quinte, quelli che ho visto, quelli che non ho visto, un saluto, un abbraccio a tutti e una buona serata. Perfetto, ci sentiamo presto. Ciao Filomena, buonasera. Ciao. Prego chef, vai. Allora, sto riempendo i calamari. Ripetiamo come abbiamo fatto il... Il ripieno? Sì. E ho messo un po' di olio, aglio e i tentacoli delle... Che meraviglia! Dei calamari. Sì, iniziamo a fare il riepilogo. Regia, questi cannelloni sono fantastici, provate a farli perché allora, sono buonissimi. Li vado a chiudere, ecco, con lo stecchino. Sì. E li mandiamo qua. E li mettiamo nel sugo. Ok. Allora, questo forse è più... Intanto cominciamo con questo acceso, sì. Prego. E li metti nel sugo, sì. Quindi sono finite. Abbiamo finito sì, anche sì. Questo piatto, bravo. Sì, sì. Andiamo con il riepilogo, spiega tutto. Tanto ormai non facciamo più nulla. Aperitivo Alexander. 200 sì. Millilitri di panna di per panna. Cucina. 100 millilitri di liquore crema cacao. 100 millilitri di brandy e noce moscata. Prego. Allora, abbiamo messo panna da cucina 200 ml. Sì, sì, li leggiamo gli ingredienti. Le quantità le abbiamo già dette. Spieghiamo sì. Velocemente il procedimento. Allora, il procedimento è, si mette la panna da cucina, dopodiché andiamo ad aggiungere la crema cacao, stocco cacao, quella dolce, e poi si unisce il Contrò, un liquore dolce, un liquore francese dolce, e poi andiamo a mescolare... Chi va a fare questo aperitivo, io non l'ho detto all'inizio, lo dico ora, e adesso bisogna tenerlo nel frigo magari un'ora, però siccome siamo... In diretta, va bene, andiamo con il secondo piatto, cara regia. E poi un pizzico di noce moscata lì si va a finire con quell'aperitivo lì. Ed è terminato, prego. Magari regia. Se uno lo fa nei mesi... estivi, sì, caldi. Caldi, allora... Spigola al sale, 300 grammi di spigola, 2 kg di sale grosso. Prego, procedimento. Allora, questo è facilissimo. Abbiamo messo del sale grosso in una teglia e alla base. Poi sì. Abbiamo pulito le spigole e abbiamo messe lì in teglia. E poi sopra abbiamo cosparso ancora del sale grosso, all'incirca quasi 2 kg, ecco. A secondo il peso della... Per quanto tempo nel forno e a quanti gradi? Allora, mezz'ora. Io li ho lasciati un po' di più, così per far imbrunire il sale. Prego, prego. Poi avete visto che è cottissimo all'interno. Poi, cara regia, cosa abbiamo fatto? Allora, adesso stiamo finendo i nostri piatti con i calamari ripieni. Adesso andiamo alle linguine, agli scampi. 12 scampi, olio d'oliva, 50 ml di vino bianco, prezzemolo, aglio, 200 ml di pomodoro, sale, 300 g di linguine e 50 ml di panna da cucina. Lei chef la parola. Allora, abbiamo pulito gli scampi, sì. Li abbiamo tagliati a metà. A parte in una pentola abbiamo messo olio di oliva e aglio. Abbiamo fatto rosolare i nostri scampi. Sì. Dopodiché è aggiunto di pepe nero, prezzemolo e bagnato con vino bianco. E poi andiamo a finire con il nostro pomodoro passato di pomodoro e un pizzico di panna da cucina. Poco di sale ed è pronto. Ed è pronto e anche questo piatto è stato spiegato. Ecco qua, prendete gli ingredienti per bene, scriveteli. Andiamo avanti, cara regia, con cannelloni, ricotta e spinaci per la pasta. 5 uova, 400 g di farina e sale. Chef vuole spiegarci come abbiamo fatto la pasta per i cannelloni. Allora, la pasta per i cannelloni è semplicissima. È la classica pasta all'uovo. Di solito facciamo 8 uova, 1 kg di farina. Io ho fatto 6 uova e 550-600 g all'incirca di farina. Ho fatto questo impasto
non troppo duro, non troppo morbido. Dopodiché, con l'aiuto della macchinetta, ma si può fare anche col mattarello, come facevano i nostri nonni, le nostre mamme, e fatta la sfoglia non tanto grossa e non tanto sottile, tipo quella della lasagna, le pappardelle, e sono andato a formare i cannelloni. Intanto abbiamo fatto il ripieno, 200 g di ricotta, 50 g di burro, 200 g di spinaci, sale, 200 ml di besciamella, 100 g di grana e olio d'oliva. Velocemente, caro chef. Allora, per il ripieno abbiamo messo olio, aglio e abbiamo messo la ricotta, spinaci e un poco di besciamella e un poco di formaggio con sale. Dopodiché abbiamo la besciamella, ricordiamo velocemente, l'abbiamo fatta con olio, burro, noce moscata, latte e un pizzico di sale. Farina. E la farina, sì, un poco di farina. Sì. Dobbiamo salutare anche i nostri il nostro ultimo piatto è pronto. Salutiamo le nostre amiche che sono state qui con noi. E per chi la vuole cotta, chef, e chi la vuole cruda, domani buonasera, sera alle lenti, arrivederci.